Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti che ho fatto. Una marea di cose. Allora, per prima cosa sono stata dai cinesi perché mi servivano alcune cosucce che dopo vi farò vedere. E ho preso... Ho preso dei prodotti per quanto riguarda la pulizia della casa e ho preso questo che già l'avevo utilizzato. Una cosa volevo dirvi: se vedete dei prodotti doppi per quanto riguarda la pulizia della casa, io ho una casa che va a due piani. Per non fare sale e scendi dei prodotti, io ne metto uno qui nel bagno e uno nel bagno sotto. Perché mi sa che il fatto di un prodotto prenderlo e scenderlo sotto, poi prenderlo e salirlo sopra. Mi secca. Automaticamente cosa faccio? Ne compro doppi, quindi se tipo provo un prodotto per qua sopra e poi ne prendo un altro prodotto per là sotto. Vi dà fastidio se accendiamo attore? Perché sinceramente mi stanno venendo le calorie. Allora, cosa ho preso? Ho preso lo sgrassatore. È uno spray mousse candeggina più sgrassatore per pulire i mobili. Questo qui io lo utilizzo per la parte di fuori, nella veranda, perché io ho la cucina proprio nella veranda. Automaticamente mi serve uno spray abbastanza, uno sgrassatore abbastanza forte e quindi ho preso questo qui dell'Ace, però ha la profumazione Armonia e Floreale, quindi non si sente proprio la candeggina perché a me dà fastidio. E quindi ho voluto prendere questo qui. Questo si può utilizzare, è 750 ml, e questo lo potete utilizzare anche sui tessuti, quindi sulle camicie per diciamo togliere quell'effetto di sudore nelle camicie oppure sotto le ascelle e tutto. Comunque mi sono trovata bene e quindi l'ho voluto prendere per la seconda volta. Poi ho preso un altro ammorbidente spuma di champagne, a me piace tantissimo. Questo è l'ammorbidente, quello profumo lunga durata, a 30 lavaggi. Comunque è molto molto buono come ammorbidente e ha la profumazione Passion Elixir. Ha una profumazione pazzesca, mi piace tantissimo. E poi ho visto su TikTok che alcune persone lo mettono dentro una bottiglietta di plastica. Io ho utilizzato una bottiglietta di uno struccante vecchio. E gli mettono un pochettino d'acqua, quindi fanno tipo metà di questo. Ovviamente la bottiglietta è piccola. Faccio metà di ammorbidente, che è meno di un tappo, e più l'acqua, e lo inserisco proprio dentro la lavatrice. E sinceramente fa un profumo veramente pazzesco. Prendete i vestiti e ancora fanno profumo, quindi ottimo. Un'altra cosa che ho preso per quanto riguarda la lavatrice, siccome non avevo trovato l'altro prodotto che mi serviva, ho preso questo qui della Malizia ed è il detersivo lavatrice muschio bianco. È delicato e tutto. La profumazione mi è piaciuta, devo essere sincera, mi è piaciuto. Ha un profumo di fresco e assomiglia veramente al bagnoschiuma muschio bianco e quindi l'ho voluto prendere. Ovviamente non ho preso uno, ma ne ho presi due perché il prezzo era buono e quindi ne ho approfittate e ne ho volute prendere due. Ora metto questi a terra e continuo. Uno e uno, due. Poi ho preso altri prodotti, tra cui altri ammorbidenti per quanto riguarda spuma di champagne. Ho preso anche questo che è profumo a lunga durata, anche questo, ed è Nutrifibra. Non mi ricordo la profumazione, sinceramente, perché mamma mia, questo ha un profumo di fresco, di fiori, ma di fresco. È molto molto buono anche questo e quindi l'ho voluto prendere. Il prezzo non era caro e quindi l'ho preso. Questo è con proteine del grano, però la profumazione dove c'è scritto? Qui c'è scritto ad esempio Passion Elixir, però qui non c'è scritto. Comunque sì, dei fiori, infatti ci sono stampati i fiori. L'avevo visto. E di quelli ne ho presi due, quindi
1 e 1, 2. Io di tutti ne prendo due, poi ovviamente già li inizio a utilizzare. E poi ho preso questo Allergan che ho preso le altre volte, che è il mio preferito, ed è Sensual Allergan ed è l'altra profumazione. Questi tre mi piacciono tantissimo e quindi sempre cambiando, come vi dico sempre, ma li utilizzo tutti. Poi ho preso un pacco di fazzolettini, questi qui della Santoro. Io adoro queste bamboline della Santoro, io ho una tazza, ho il portafoglio, la borsa. Mi piacciono tantissime e quindi ho voluto prendere i fazzolettini della Santoro, che servono sempre. E poi ho preso il bagnoschiuma, questo qui della Malizia. Ha un profumo ottimo, veramente ottimo, ed è muschio bianco. Ed ha la stessa profumazione del detersivo per la biancheria. Sì, ha la stessa profumazione, questa è leggermente più delicata. E quindi proveremo anche questa, e sinceramente è ottima. Poi ho preso delle fatine. Ne ho prese tre fatine. Una è già in viaggio perché arriverà a una persona, ma sicuramente già gli è arrivata quando voi vedrete questo video. E queste sono le altre due. Non mi ricordo il titolo delle fatine, cosa significano e tutto, perché la signora che me le ha vendute me l'aveva detto, ma ora io non me lo ricordo. Comunque vengono messe in queste scatoline, una è mia e una è della mia migliore amica, però non mi ricordo quale è mia e quella non è. Se non mi sbaglio questa dovrebbe essere mia. Questa è una fatina molto molto bella, a me piacciono queste fatine sinceramente, eh. Sono molto molto belle, guardate qua. Bella proprio la rifinitura e tutto, guardate le ali, molto molto bella, cioè è una sciccheria. Questa starà qui nella mia postazione. E ora vi faccio vedere l'altra fatina, perché quella in viaggio non ve la faccio vedere, ma poi sicuramente, o non lo so, la persona che lo riceve, che la riceve o l'ha ricevuta. Ve la farà vedere lei. L'altra fatina che dovrebbe essere, questa è quella della mia migliore amica perché anche lei è appassionata di fatine, dovrebbe essere questa. Io non me lo ricordo perché c'era il significato, ma io sinceramente in questo momento non me lo ricordo. E l'altra fatina è questa. Guardate che bella, è appoggiata sopra un fungo. Aspettate che ve la giro, eh. Queste sono le sue ali, guardate, è stupenda, ve la faccio vedere così. Veramente stupenda. Bella, mi piace. Mi piace veramente tanto. Sono delle belle creazioni. C'erano quelle grandi che erano fantastiche con anche i cavalli, cioè pazzesche. Però ovviamente costano perché sono delle cose molto molto particolari. Riusciranno i nostri dolci? Poi andiamo avanti. Allora, sicuramente voi avete già visto la mia postazione, ma ho preso altre cose perché devo sistemarla. Allora, nel frattempo ho preso altre cose, sempre dai cinesi. Ho preso i sacchettini questi qua per mettere sotto vuoto perché ho delle cose da conservare che non utilizzerò in periodi brevi e quindi ho deciso di prendere questi sacchettini proprio per chiudere tutto là dentro e sigillarlo e metterlo nel garage. E poi ho preso un coprilavatrice che è questo qui, è centimetri 60x60x80, è un telo protettivo. Siccome io ci appoggio anche i detersivi di sopra, certe volte si strappano, certe volte si macchiano e quindi lo cambio spesso e quindi ho preso anche questo. Ho preso altri sacchetti di questi qua e un altro qua. Poi ho preso queste che sono delle presine in silicone, che sono queste qui. Sono per prendere la pentola o le cose messe al forno, siccome mi capita spesso di bruciarmi, e quindi le ho prese. Poi ho preso i sacchetti di plastica che sono. Sì, rompi le cose, Stefano. Che mi servivano. Poi ho preso stuzzicadenti che servono sempre. Poi
Ho preso questo deodorante per quanto riguarda il Cif Cif ed ho preso Rosa Bianca, una profumazione molto molto buona, sinceramente. Mi è piaciuta tantissimo perché la profumazione è ottima, delicata, ma di una goduria pazzesca. Poi, cosa ho preso? Ah, ho preso un solvente per quanto riguarda le unghie, che è questo qui, non so la marca, ma ne ho preso uno per quanto riguarda i piedi, perché qui faccio il gel, ma nei piedi tolgo lo smalto e metto sempre quello nuovo, quindi lo dovevo acquistare per forza. Altri sacchetti. Poi ho preso queste pinzette, queste qui, queste pinzette per prendere gli alimenti. Io sinceramente ne avevo una con la punta sottile e non era plastificata, ma era tipo in ferro, e mi veniva meglio, diciamo, prendere i prodotti, specialmente le cotolette, girarle, perché io non utilizzo le forchette perché si rovinano le padelle, ma mi viene meglio anche il pesce, lo prendevo con quella pinza di ferro, non l'ho trovata e quindi ho preso queste qui di plastica. Vabbè, c'è scritto tenere lontano dalla portata dei bambini. Questo articolo non è giocattolo, si è rotto lati, tagliente parte. Vabbè, ho preso questo. Spero di trovarmi bene. Sono tre pezzi, uno dalle dimensioni più piccole, uno medio e uno grande. Quindi lo proverò e vi farò sapere. Poi, cosa ho preso? Cosa ho preso? Cosa ho preso? Ho preso questi contenitori qua. Non so se si vedono. Allora, io ho preso questi e li utilizzerò qui nella postazione. Poi ovviamente vi farò un video update per quanto riguarda la mia postazione. Quindi ho preso quella dimensione, poi ho preso questa dimensione, questa qui, vedete? C'è scritto la misura? No. Comunque ho preso queste, varie ovviamente di queste. Allora, aspetta che mi apro, perché sennò per caso mi casciarlo e si rompe. Allora, ne ho prese 4 di queste qua, di questa dimensione, ne ho prese 4 e queste le utilizzerò per dentro i cassetti. Di queste invece ne ho prese 3. Poi, le ultime che vi faccio vedere sono queste. Che ne ho prese altrettanto tre. Qui c'è scritto che sono dei divisori per quanto riguarda la sistemazione dei cassetti per quanto riguarda le posate, ma io le utilizzerò qui nella mia postazione. Questi sono tre, vedete, sono tre, uno, due, tre, e sono fatti così. Questi li trovate spesso dai cinesi, io li vedo dove vado io, li vedo spesso e quindi li ho voluti prendere. E sono questi qua. Quindi abbiamo uno spazio grande, tipo per mettere matite, eccetera, eccetera. Qui più piccolino e qui grande anch'esso. E ho presi tre. Ma la cosa che vi voglio far vedere che ho preso, e anche questa è partita nel pacco, vi faccio vedere questa qui, che è una bambolina ferma porta ed è molto molto bella. Ovviamente è in stile natalizio, perché nell'etichetta c'è scritto Christmas Collection, ed è questa pupazzetta qua con i piedi fermi, quindi questa si mette così, scusate. Questa si mette così vicino alle porte per tenere le porte, nel senso per non farle sbattere o altro. E ho preso queste due bimbe che mi sono piaciute tantissimo, sono tipo degli angioletti. E ho preso queste due. Avevo preso una rosa e una bianca per me e una rosa per regalarla a una persona e invece riceverà quella mia. Quella che avevo scelto per me. Vabbè, a me piacciono tutte e due, mi piaceva il cambierà soltanto il vestitino che invece di rosa lo riceverà col bianco. Solo questo. Poi le bamboline sono tutte e due identiche, sono delle angioletti e mi piacciono tantissimo perché
piacciono, va, mi piacciono come fermaporta. Avete visto, l'anno scorso ho preso le renne, ho preso gli gnomi. Sono molto molto carine, sinceramente, fanno già Natale anche soltanto mettere solo questi. Bene, per quanto riguarda questo video è tutto, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Se volete sostenermi, mettete un like a questo video e se potete condividerlo nei vostri social, mi farebbe tanto tanto piacere. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!